Isabella. Il teatro come strumento di comunicazione tra pari e conoscenza del gruppo classe è il progetto dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella. Qui siamo alle scuole medie di Badia Alpino, nel comune di Civitella in Valdichiana. Sì, la voglia era di dare un segnale che fosse di ritorno alla socialità, di ritorno alla gioia dell'essere insieme, che è, come dire, il cuore poi dell'insegnamento e della relazione tra scuola e ragazzi. I ragazzi devono star bene a scuola e questo era per noi importante, proprio far sì che loro potessero tornare a vivere con gioia all'interno della scuola dopo 2 anni di limitazioni. Abbiamo deciso di accompagnarli in collaborazione con la Libera Accademia di Teatro in un percorso di socialità, di giochi che permettano di costruire questo gruppo che li accompagnerà per i prossimi 3 anni, quindi una maniera ludica di conoscersi, di entrare in relazione e di fare gruppo tutti insieme, perché la classe è un organismo che è qualcosa di più della somma dei singoli individui e dei singoli ragazzi che la costituiscono, e per fare sì che ci sia proprio questo empowerment, questa potenzialità espressa, è importante che i ragazzi facciano gruppo, si conoscano ed entrino in relazione. Questo tra l'altro si colloca all'interno anche di quelle tanto nominate politiche di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, perché laddove c'è gruppo non c'è bullismo, laddove c'è gruppo c'è accoglienza, c'è forza, c'è umanità, e questo è una caratteristica importante appunto del percorso di crescita dei nostri ragazzi. Ognuno pensi, avete 3 secondi di tempo, pensate, ora io come voglio presentarmi a questa tipa strulla che è arrivata stamattina, che cosa le posso far capire di me? Avete 3 secondi, pensate. Tutti insieme, 1, 2, 3 e 4. Il teatro, che è uno strumento straordinario e che quindi può trattare qualsiasi argomento, in particolare in questa occasione viene proprio declinato come strumento in più offerto dalla scuola per aiutare i ragazzi a conoscere meglio se stessi e a conoscere in maniera più immediata e divertente il resto della classe, quindi a fare gruppo. E questa è una cosa assolutamente fantastica, perché il teatro, che è per sua concezione un gioco, è il gioco per eccellenza che aiuta appunto in questo percorso i ragazzi con modalità serena, libera e spontanea a fare una conoscenza migliore di se stessi e immediata degli altri. 1, 2, 3, 4, vai! Ciao. Ciao.